Laurea Giovanna Sebastianelli. Giovanna Sebastianelli ha conseguito con il massimo dei voti la laurea magistrale in Management in Turismo e Beni Culturali presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università del Molise. Un presidio culturale delle aree interne di nuova istituzione, presieduto dal pretore Luca Brunese, che negli ultimi anni si è contraddistinto per una forte crescita in termini di funzioni ma anche di prestigio, facendo onore alle università del Mezzogiorno. La dottoressa Sebastianelli ha curato una tesi magistrale di carattere geografico-territoriale dal titolo Interpretare il cambiamento globale nei processi turistico-territoriali, percorsi di rigenerazione nell'Italia interna, relatrice la professoressa Monica Meini e correlatore il professore Rossano Ponsano. Un tema fondamentale, quello dello sviluppo delle aree interne, o meglio, le terre di mezzo, una disamina teorica ed empirica, quella elaborata dalla dottoressa Sebastianelli, anche alla luce degli eventi pandemici e del PNRR sui diversi quesiti. Quali significati assume la rigenerazione territoriale nelle aree interne e quali luoghi hanno un'effettiva possibilità di rigenerazione? È possibile creare sviluppo con l'erogazione di finanziamenti per una progettualità con finalità turistica? Le dinamiche legate ai modelli più comuni di policy e organizzazione territoriale hanno un reale effetto, possono essere assimilati e tradotti in qualcosa di funzionale, sostenibile e adatto al paesaggio? In tal caso esiste una prospettiva giusta tra l'abbandono completo, termine ultimo di un ciclo di vita territoriale, e lo sforzo continuo di recuperare le pratiche comunitarie e gli spazi anticamente abitati? Tante realtà del Mezzogiorno, ma non solo, sono state esaminate: Biccari, Gibellina, Groppole, Sciacca, Vaccarizzo e Volterra. L'analisi della dottoressa Sebastianelli fa emergere che nelle progettualità di rigenerazione territoriale con finalità turistica i concetti di inclusione, apertura e autenticità dovrebbero trovare riflesso in tutti gli aspetti e in tutte le fasi per riconoscere valore alle persone anche attraverso maggiori pratiche di politica generativa che possano incentivare gli attivatori sociali e amplificare il sentimento di orgoglio comune. La rigenerazione può portare sviluppo territoriale se ci si pone l'obiettivo di offrire più servizi di cui le aree interne sono parzialmente sprovviste. Un anno, è l'esatto arco temporale da quando ho letto su un manifesto promozionale la seguente dicitura: le tre parole chiave del turismo del futuro sono inclusione, apertura e autenticità. Una dicitura che mi ha suscitato delle idee o riflessioni riversate in ricerche, interviste e cambi di programma fino al termine della stesura della tesi. Un elaborato valutato vincente dalla commissione giudicatrice e dall'associazione Guido D'Urso, che desidero ringraziare per avermi conferito questo premio così prestigioso e di cui sono tanto onorata. Il lavoro di tesi in geografia umana ha avuto come obiettivi in primo luogo quello di interrogarsi sulle retoriche che dagli anni 70 si sono diffuse sulle aree interne, in un secondo momento di ricostruirle, analizzando i processi di cambiamento che stanno avvenendo in alcuni territori, che da anni hanno avviato progetti di rigenerazione, poi modificati a seguito delle nuove esigenze emerse dalla pandemia e dagli squilibri geopolitici internazionali. Appunto, una disamina teorica ed empirica, la cui analisi si è focalizzata sulle dinamiche intervenute tra il 2019 e il 2022, assumendo la rigenerazione come parola chiave della trattazione. Con un'indagine preliminare esplorativa intercettando sei realtà territoriali, con progettualità locale ma dal carattere globale,
con finalità specifiche legate allo sviluppo turistico territoriale. Tutte aree interne, secondo la definizione SNAI, per lo più del meridione, abitate da comunità che si differenziano per caratteristiche della popolazione residente, quantità e costruzione sociale. La seconda fase dell'indagine ha assunto poi una prospettiva applicativa, approfondendo progettualità in tre comuni che hanno adottato strategie diversificate, narrate in prima persona da testimoni privilegiati. Redigere questo elaborato è stato piuttosto complesso, figlio di un periodo di iperattività, ma anche di molta sensibilità, dovuta a dei problemi fisici ed emotivi. Ecco perché sentivo l'esigenza di porre attenzione su diverse tematiche, tenendo conto del dualismo globale e locale. Ho posto l'accento su quanto la pandemia abbia inciso su un cambio di paradigma in ambito turistico, sociologico, economico e ambientale, stimolando una riflessione sull'orientare l'attuale modello economico verso una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, cercando di capire quali possano essere le possibili tendenze future e verificare se sono in linea con i cambiamenti e le nuove esigenze dell'uomo e dell'ambiente che ci ospita. In questo quadro composto, quelle che per anni sono state considerate zone fragili, troppo interne, hanno assunto un ruolo chiave. Su queste riflessioni si è basata la disamina sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Commissione 1 nella componente C3 è dedicata al turismo e cultura, un disegno di legge del 2019 sulla montagna e sulle definizioni eseguite negli anni dalla Strategia Nazionale sulle aree interne. Ho tentato di dar luce al sud operoso